Eder. Mech. Pallister. In una tragica sequenza di eventi, Napoli si trova nuovamente a piangere la perdita di un giovane. Appena 10 giorni dopo l'omicidio di Emanuele Tufano, un quindicenne del centro cittadino. Questa volta, l'atrocità si è verificata nella provincia, precisamente a San Sebastiano al Vesuvio, una località confinante con la parte orientale di Napoli, nota come Ponticelli. È qui che, poco dopo la mezzanotte di sabato 2 novembre, un ragazzo di 19 anni ha perso la vita, colpito al petto da un proiettile sparato da un individuo non identificato. La vittima, residente a Volla e priva di precedenti penali, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale del Mare, ma nonostante gli sforzi del personale medico, è deceduta poco dopo l'arrivo. Nello stesso incidente, un coetaneo, anche lì senza precedenti, è stato ferito al gomito da un altro proiettile, fortunatamente. Le sue condizioni non risultano essere critiche. Il contesto dell'accaduto sembra essere riconducibile a una lite tra giovani avvenuta in piazza Raffaele Capasso. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione operativa di Torre del Greco, la disputa avrebbe preceduto l'arrivo dello sconosciuto armato che, estraendo una pistola, ha aperto il fuoco, causando panico e una fuga precipitosa tra i presenti. Rimane tuttavia incerto se l'aggressore fosse già presente durante la lite o se sia stato chiamato successivamente da una delle fazioni coinvolte nella disputa. Anche il ruolo specifico del giovane deceduto nei fatti che hanno preceduto la sparatoria è ancora da chiarire. Le indagini, sotto la guida della Procura di Napoli, sono attualmente in corso per far luce su questo drammatico evento. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze dai presenti e stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella speranza di ricostruire l'esatta dinamica di quella che è stata un'altra notte di violenza che coinvolge i giovani di Napoli. Questo crimine avvenne in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nella città, dove, come sottolineato dal prefetto Michele Di Bari, la distanza delle istituzioni sembra contribuire a una pericolosa facilità con cui le vite vengono spezzate. Le sue parole, pronunciate dopo l'omicidio di Emanuele Tufano, risuonano ancora: non dimenticate che in questa città c'è una primavera, un monito che suona ora particolarmente amaro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.